tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Per il video di oggi, per la prima volta, non sarò da sola. Sapete che da un po' di tempo che vi dico che sul mio canale vorrei parlare anche di alimentazione e, sebbene io abbia imparato qualcosa negli ultimi tempi, stavolta ho deciso di farmi assistere da un esperto del settore. Per cui oggi abbiamo con noi il dottor Iari Rossi, che è un nutrizionista. Ciao, buongiorno a tutti. Lui è un nutrizionista che lavora principalmente su Roma, però potete trovarlo anche online. Io vi lascio qua sotto nell'info box tutti i riferimenti ai suoi social, ai suoi canali. Ha anche da poco aperto un canale YouTube, quindi se volete andare a trovare anche là, vi darà informazioni più dettagliate, più ricche riguardo il mondo dell'alimentazione. Scrivete sotto i video. Esatto, scrivete se qualsiasi tipo di domanda oltre a quella a cui risponderemo oggi, potete contattarlo ovunque, è sempre disponibile anche per eventuali consulenze online. Allora, qualche giorno fa su Instagram vi ho messo una bella box domande in cui vi avevo chiesto di fare appunto delle domande a tema alimentazione a cui poi avrebbe potuto rispondere il nostro nutrizionista. Devo dire che ne ho ricevute parecchie, quindi mi fa piacere che comunque l'argomento vi interessi e adesso andiamo a vederle insieme. Lui le ha sbirciate un pochettino poco fa, però ecco, sono io a sceglierle, quindi sarà tutto in mano mia. Però è importante fare prima un paio di premesse. L'alimentazione, come ho avuto modo di capire, è una cosa estremamente soggettiva, quindi noi adesso risponderemo alle domande, ci sono delle cose che possiamo dire a livello un po' più generale, però nel caso di patologie, esigenze specifiche è sempre, come ci ricorda il dottore, importante. Meglio parlarne con il vostro medico e soprattutto farvi visitare da un esperto in questo caso, perché io posso aiutarvi, ma non conosco a 360 gradi la vostra storia clinica. Quindi adesso andiamo a prendere le domande, io magari cercherò di non essere troppo cattiva, di non entrare troppo nello specifico, non dipende da me perché non le ho fatte io le domande, però ecco, ricordate sempre che se avete dubbi, che sono, io ho visto le domande, siete state molto cattive, ho visto che siete state belle toste con alcune domande, quindi se avete dubbi di un certo tipo, ecco, lui cercherà di dare un po' la sua opinione, però è sempre il caso di andare dal vostro medico, dal vostro nutrizionista a fare una visita completa. Ci siamo? Pronti? Sei pronto? Sono pronto. Allora, vediamo un po', sì. Ti senti un po' sotto esame? Sento la pressione. Pure io. Non sono abituata ad avere ospiti sul mio canale. Iniziamo da qualcosa di semplice. Io ormai sono così esperta che ad alcune domande potrei rispondere io. Però non lo farò. No, non lo farò. Allora, questa, secondo me, rispondi subito. La pasta integrale è davvero più light della normale? In qualsiasi dieta c'è sempre l'integrale in ogni dove, quindi spiegaci perché dobbiamo sempre preferire l'integrale. È davvero fa dimagrire, ha meno calorie? Allora, ad un primo impatto, quando si pensa all'integrale, si pensa subito al fatto che possa far dimagrire prima. Al dietetico. O al dietetico, esatto. In realtà, perché si preferisce, soprattutto quando si strutturano delle diete, dare degli alimenti di tipo integrale. La differenza importante è riferita al fatto che l'integrale permette un miglior transito intestinale. In generale, che sia la pasta, che sia il pane, tutti sono alimenti da preferire sempre nella forma integrale. Quindi integra, cioè significa che il chicco del cereale non è stato alterato, quindi così meno come lavorato, quindi. Esattamente. Quindi possiamo dire che non è tanto una questione di quantità, ma di qualità. È una questione di qualità e, come abbiamo detto prima, della presenza di fibre. Quindi la pasta integrale, con la pasta integrale non posso mangiare quantità esagerate perché esattamente, perché non si dimagrisce con la pasta integrale. Quello che fa la differenza per poi il dimagrimento è andare a strutturare un'alimentazione adatta e le quantità giuste in base ovviamente al proprio fabbisogno calorico giornaliero. Quindi mi dispiace, ma light non è. Light non. Allora, passiamo alla prossima domanda. Ne scelgo un'altra facile o vuoi andare un po' più? Fai te, faccio io. Allora, io ne prendo una associata a questa, più o meno, che però so che è molto frequente come domanda e soprattutto è un pregiudizio che hanno in molti. È vero che le gallette in realtà non sono sane? Penso che intenda le gallette di riso, quelle che anche in queste si trovano spesso nelle diete, o comunque chi si mette a dieta la prima cosa che fa è eliminare il pane e sostituirlo con le gallette. È una cosa sana? Per parlare di sano in questo caso dobbiamo capire soprattutto come sono fatti gli alimenti. In questo caso le gallette di riso, per essere ottenute così come sono, e viene adottato un procedimento che si chiama estrusione,
ed è un procedimento che le porta, ovviamente porta il chicco del cereale, in questo caso del riso, ad essere gonfiato e a creare quella sorta di riso soffiato che poi andranno a compattare per formare la galletta. Di polisterolo, che esatto. In generale, tutti gli alimenti che sono molto processati dovrebbero essere eliminati dalla nostra alimentazione, perché, come abbiamo detto nella domanda di prima, il nostro corpo preferisce più gli alimenti integrali, semplici e che soprattutto... Questo ve l'ho detto io in qualche video, l'ho già... anticipata questa cosa. E che soprattutto possano mantenere quanto più possibile le loro proprietà nutritive originali. Nelle gallette diciamo che non ci sono proprio tutte queste proprietà nutritive mantenute. Quindi se dovessimo fare una scelta per quanto riguarda la ricchezza di principi nutritivi, io vi direi tranquillamente di scegliere una bella fetta di pane integrale, normale, e tostarlo magari un pochino anche in padella. Quindi non c'è bisogno di privarsi del pane per mettersi a dieta. Esattamente. Poi pure lì, quanto pane si può mangiare in base pure all'obiettivo che si vuole ottenere, quindi se è un dimagrimento, se è un mantenimento del peso o se è un aumento del peso. Un'altra domanda che secondo me può essere interessante è questa: come si può risolvere la fame nervosa? Penso che a tutti sia capitato di mangiare per noia, mangiare per nervosismo, comunque sfogare eventuali malesseri, non prettamente fisici, ma sul cibo. C'è qualche trucchetto, qualche stratagemma che potremmo adottare per evitare di mangiare in questi momenti? La realtà è che la fame nervosa abbraccia un pochino tutti gli aspetti della nostra vita. Il cibo a volte diventa una sorta di conforto, magari su una giornata che abbiamo avuto un po' meno... chiamiamola positiva, magari una litigata di troppo, e quindi molto spesso si torna a casa e si inizia ad aprire la credenza. La tavoletta di cioccolato sembra sempre la soluzione giusta. Esatto, e quindi però allo stesso tempo nascono quella sorta di rimorso, poi, senso, no? Di colpa, senso sì. Di colpa, che in un certo qual modo ci spingono a dire devo fare qualcosa per... Com'è che possiamo agire? Anzitutto dobbiamo iniziare ad agire sul nostro essere, quindi sulla nostra, sul nostro stato d'animo, sulla nostra psiche, facendolo o in modo autonomo oppure farsi aiutare da qualche professionista, psicologo, psicoterapeuta, il proprio medico di famiglia, quindi innanzitutto parlarne di questo aspetto. Dopodiché si possono mettere in campo delle strategie. Ecco, ma dacci qualche trucchetto per aiutare a gestirla nel nostro piccolo. Sì. Allora, anzitutto, quello che vi consiglio di fare è, se siete dei tipi golosi di cioccolata, dolci e quant'altro, anzitutto il consiglio è quello di non tenerli in casa, perché nel momento in cui la fame nervosa scatta non si riesce più a controllare, quindi si apre alla credenza o la dispensa e si iniziano a mangiare cose anche in maniera repentina. Non tenerli in casa è vero, è il modo migliore per evitare di cascarci proprio addosso, quindi. Esatto. Poi l'altra cosa che possiamo fare, se proprio veniamo spinti ad aprire il frigorifero, ad aprire la se dispensa, se mamma ci ha comprato quelle cose che abbiamo detto di non comprare più, esatto, facciamo? Possiamo mettere sullo scaffale o all'interno del frigorifero una sorta di punto interrogativo, quindi un foglio con un punto interrogativo sopra. Cosa stai facendo? Esatto, e ricordarci un pochino la domanda: ma devo proprio mangiarlo? Alcune volte saremo spinti dal farlo, altre volte invece, mano a mano diventando sempre più consapevoli, probabilmente potremmo allontanarci. Posso da quella dinamica? Ecco, secondo me è importante anche non cadere nell'eccesso opposto della totale privazione sempre, perché è vero che certe cose fanno male, però è anche vero che a volte bisogna imparare ad ascoltare il nostro corpo, e se abbiamo un desiderio un po' più forte di una tavoletta di cioccolato, ogni tanto assecondarlo non fa male. Certo, questo è fuori discussione, nel senso, io sono il primo a dire che il cibo è convivialità, il cibo è anche... Deve comunque rimanere una cosa bella e piacevole. Certo, questo è fuori discussione. Però diventa poi naturale dire, nel momento in cui quel quadratino di cioccolata diventa ogni giorno una tavoletta intera di cioccolata, in quel caso non è più convivialità ma è conforto. Ecco, diciamo, come dico sempre anche in altri video, che dobbiamo imparare ad essere un po' più indulgenti con noi stessi, ma non troppo, cioè né troppo severi né troppo indulgenti. È sempre una questione di equilibri da trovare nella vita, e anche l'alimentazione è un percorso molto difficile verso l'equilibrio.
Sì, un percorso che mano a mano, come dico sempre anche ai miei pazienti, si può imparare, perché poi il segreto è quello, è arrivare ad imparare come riuscire a mangiare e come quel dolcetto magari che noi andiamo a consumare può non diventare una sorta di ho fatto uno sgarro, ho fatto un danno, perché in realtà anche il dolcetto fa piacere inserirlo e può essere inserito all'interno dell'alimentazione. Comunque, tornando poi a noi, rispetto alla fame nervosa, sì, ho un altro trucco. L'altra strategia che potete utilizzare se proprio quella fame inizia ad arrivare è provare ad uscire di casa. Quindi se avete consumato il vostro pasto e sono passati quei 20-30 minuti, ma di nuovo avete fame o almeno avete voglia di dolce, innanzitutto provate a lasciare casa. Andate a fare due passi, scaricate un pochino, esatto, la tensione di quel momento o quel pensiero che c'è. Vedrete che nella maggior parte dei casi quel distrarvi vi aiuterà a far passare la fame nervosa. Terzo trucco è quello di lavarsi i denti subito dopo finito un pasto. È vero, io da quando ho messo l'apparecchio, quindi che lo rimetto subito dopo aver mangiato, comunque lavo immediatamente i denti. Quanti puntini fuori pasto sto evitando? Praticamente li ho eliminati quasi del tutto, perché appunto il lavare i denti fa completamente passare la voglia di rimangiare. Bene. Quindi questo posso confermare sulla mia persona che funziona come trucco. Ve ne passo anche un altro, anche il quarto trucco. Quanti ce ne sono? Tanti. A volte il nostro corpo, quando è disidratato o quando ha bisogno di acqua, spinge un po' la nostra mente a farci alimentare con del cibo. Ci crede che abbiamo fame. Esatto. Possiamo provare a prendere un paio di bicchieri d'acqua e vedere poi se passa. Nel momento in cui passa, allora in quel caso era sete. Quindi, se invece si continua ad avere la fame con l'acqua. Un pochino sì. Esatto. Ok, direi che di trucchetti ne abbiamo dati abbastanza e possiamo passare a qualcosa di un po' più difficile per te. Grazie. Allora, questa mi interessa particolarmente perché ne soffro anche io. Quali sono i cibi da evitare e per quanto tempo per il colon infiammato? Io ci ho sempre sofferto, continua ad essere un problema che ho praticamente sempre. Ci sono dei cibi che è meglio evitare oppure magari da mangiare più sporadicamente? Anzitutto, come abbiamo detto già all'inizio di questo video, è bene sempre prima parlarne con il proprio medico o con lo specialista di riferimento per capire se quell'infiammazione del colon è un qualcosa che è dipendente soltanto da una alimentazione che sia un po' meno ottimizzata oppure nasconde dietro qualche probabile patologia. Però è sempre bene parlarne prima con il proprio medico. Per esempio, io so che in questo caso a volte influisce anche lo stato d'animo, lo stress, il nervosismo, però penso che ci siano dei cibi magari che accentuano e quindi fanno peggiorare la situazione. Certamente, questo sì. Nelle dinamiche di, in questo caso si parla di colon irritabile, ci possono essere degli alimenti che accentuano questa dinamica. Quali possono essere questi alimenti che possono accentuarla? Possono essere degli alimenti come le spezie, come il caffè. E la cioccolata, è vero? E la cioccolata, sì, se mangiata magari in quantitativi un po' più grandi, insomma. E oppure ci possono essere alcuni tipi di verdure che possono avere questo effetto, come potrebbero essere i broccoli, i cavoli, insomma tutta la famiglia delle crucifere. Oppure altri alimenti che possono essere troppo grassi, quindi come i fritti, oppure dei formaggi troppo stagionati, oppure degli insaccati, tendono a dare queste infiammazioni. Andiamo avanti. Ma sono tantissime queste domande. Ma tu sei più logorroico di me. Come facciamo a rispondere a tutte? Allora, questa non è una... voglio introdurla, ma non penso che possiamo rispondere adesso. Cioè, una ragazza mi ha chiesto di aiutarci a leggere le varie etichette dei vari alimenti. Questa è una cosa che lui mi ha insegnato. Meno male, sto imparando ancora. È una cosa molto importante da saper fare per capire cosa mangiare e come strutturare l'alimentazione nella maniera migliore. Magari ci farai un video prima o poi su questa cosa? Sì, magari faremo un video in cui cercheremo di spiegare un pochino come leggere le varie etichette. Quello che hai spiegato a me, quelle cose che hai insegnato a me, puoi spiegarle anche a loro, perché secondo me è molto interessante. Anche questa, secondo me, può essere molto interessante e so già la risposta del nostro dottore, però procedo. In 6 mesi è possibile ottenere un dimagrimento considerevole, considerato anche 30 kg in più? Quindi, siccome ho visto che è una domanda abbastanza frequente, magari posta in maniera diversa, però spesso si chiedono, in poco tempo posso dimagrire tanto? Posso ottenere risultati in maniera evidente? Qui mi viene in mente
una frase di un film che diceva: la fiamma che arde al doppio dello splendore brucia in metà del tempo. Che significa? Quanto più velocemente ottenete quella perdita di peso, tanto più velocemente tenderete a riprendere quel peso che avete perso. Perché il nostro corpo, se noi lo mettiamo in condizioni di avere troppa carenza di cibo, va in emergenza. E quell'emergenza non lo porta poi, ovviamente, a mantenere quel risultato. Dalle nostre linee guida, ma anche dalla mia esperienza, il consiglio che posso darvi è quello di puntare ad avere una perdita di peso che equivalga a circa l'1% del vostro peso in settimana. Quindi, settimanalmente, di perdere non più dell'1% del vostro peso. Quindi se io peso 50 kg, 500 grammi. 500 grammi a settimana. E sembra, detto così, sembra magari pochissimo. Può sembrare molto poco, ma considerate che un dimagrimento che sia giusto e che soprattutto il vostro corpo riesca a sostenere è di 4-5 kg al mese. Quindi il riuscire a perdere 30 kg, e si può fare benissimo, in pochissimo tempo, in un mese, in due mesi, al corpo lo sottoporrebbe a uno stress che non gli farebbe capire effettivamente qual è il suo peso che dovrà mantenere poi. Se puntiamo soltanto a un obiettivo a breve termine, poi ci ritroveremo di nuovo alla fine di quell'obiettivo a ritrovarci all'inizio del nostro percorso. Quindi punterei sia a un obiettivo a breve termine, ovviamente attuabile. Come ho detto altre volte, nella vita si va avanti per piccoli obiettivi frequenti. Step by step. Allora, ho qua una domanda che appena l'ho letta mi è sembrata subito strana. È una cosa che non avevo mai sentito dire. Vediamo se ce la confermi o ce la smentisci. Una ragazza ci chiede: quando dai la dieta, inizi anche tu coi 3 giorni di scarico, cioè solo verdure? A me non convince tanto questa pratica. Tu la conosci? La attui? Mi sembra perplesso anche tu, quindi suppongo che non faccia parte della tua strategia. No, non fa parte della mia strategia, anzitutto. Il nostro corpo non è che un giorno può andare soltanto a verdure, un altro giorno può andare a pasta o a pane, esatto. Oppure si inizia la dieta e quindi viene fatto quello che viene definito lo scarico, tipo reset. Il detox. Però vedi quanta differenziazione c'è là fuori. L'alimentazione, secondo me, è un argomento davvero difficile su cui c'è tanta confusione. Quindi anche per questo ho voluto fare questo video, perché come è servito a me imparare tante cose, penso che sia fondamentale avere almeno, come dice lui, i mattoncini base del sapere per imparare un pochettino a conoscere, saper scegliere. Perché poi nel momento in cui conoscete è molto facile che voi riusciate a scegliere. Esatto. Se invece non conoscete, non riuscite poi a scegliere qual è quell'alimento che è più giusto per voi. Un'altra che secondo me può essere gettonata: purtroppo non riesco a prendere peso. Quali sono gli errori alimentari in questi casi? Io questa te la voglio rigirare, così ne facciamo magari due in una, visto che me l'ha chiesto anche qualcun altro. C'è chi non riesce a prendere peso e chi non riesce a perdere peso. Pur variando la propria alimentazione, diverse ragazze mi hanno scritto che hanno ridotto sempre di più il cibo, ma comunque non riescono più a perdere peso, così come, e mi ci sono trovata pure io spesso, magari pur aumentando quello che si mangia, non si riesce a prendere peso. Perché? Allora, qui diciamo hai fatto una domanda tutta in uno, ma sono due domande da separare. Però hanno un denominatore comune. Un denominatore comune è partire innanzitutto dal capire il proprio fabbisogno calorico giornaliero. Ognuno di noi ha un proprio metabolismo, ha una propria vita in generale, consuma energie e introduce energie. Da quel fabbisogno calorico giornaliero si può attuare qualsiasi strategia per dimagrire, per aumentare di peso o per diminuirlo. Se non si conosce da dove si parte, non si può programmare un obiettivo su dove arrivare, e se non si riesce ad aumentare di peso, anche magari avendo aumentato di 500, 600 o 700 kcal il proprio fabbisogno calorico giornaliero, significa che lo si deve aumentare di un pochino di più. Al contrario, si può dire la stessa cosa per perderlo? Al contrario, dobbiamo avere un pochino di riguardi in questo caso. Non bisogna lasciarsi morire di fame per dimagrire. Esattamente, perché come dicevamo prima, se noi sottoponiamo il nostro corpo a una continua privazione di cibo, dopo un po' il nostro corpo andrà in emergenza e quindi lui, per sopravvivere, farà in modo tale da abbassare un pochino i propri giri motore, quindi non riuscirà più a gestire il cibo
come lo gestiva magari un anno prima, 2 anni prima o 3 anni prima, come se il nostro corpo andasse un pochino in riserva. Il risparmio energetico. Il risparmio energetico. Okay. Questa è una delle prime domande che ti ho fatto io in assoluto, quindi merita di essere esposta anche qua. Frutta prima o dopo i pasti? È meglio mangiarla in un momento isolato come spuntino? Quante okay. volte te l'ho fatta questa domanda? Un mare. Che poi ci ho messo un bel po' a impararla, perché nonostante io l'abbia fatta all'inizio, io l'ho ripetuta con una certa frequenza nei primi tempi. Approvo, confermo. Quindi rispondi anche a loro. In realtà la potete mangiare quando volete, perché il nostro stomaco non ha una sorta di semaforo o una sorta di ingresso principale, secondario o terziario. Cioè il barco attivo, non attivo. Esatto, esatto. Il nostro stomaco, pensate, che riesce a digerire tutti gli alimenti. Inserirgli prima la pasta o dopo la frutta o dopo le verdure non cambia nulla. Anche dopo il pasto può essere consumata tranquillamente la frutta. C'è da fare però una piccola precisazione. Può capitare che in chi ha dinamiche di colon irritabile oppure gonfiori a livello addominale, la frutta possa in un certo qual modo, se mangiata dopo i pasti o mangiata da sola determinati tipi di frutta, possono creare quei gonfiori a livello intestinale che sono determinati dagli zuccheri contenuti nella frutta. Quindi magari, anche qui è soggettivo, bisogna capire se questi gonfiori si accentuano subito dopo che abbiamo mangiato il frutto o se si accentuano subito dopo che abbiamo mangiato il frutto dopo il pasto. Quindi in linea generale non c'è una regola, non è una cosa che vale per tutti, però per alcuni potrebbe dar fastidio dopo. Esatto. Continuiamo con la domanda: è se ci può essere una correlazione tra reflusso gastroesofageo e intolleranze alimentari, e quali sarebbero in questo caso le prove di intolleranza alimentare da fare? Ad oggi le uniche intolleranze o allergie riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale sono l'allergia al glutine e l'intolleranza al lattosio. Tutte le altre intolleranze ad oggi non vengono riconosciute e neanche possono essere considerate come tali. Forse c'è quella dell'allergia al nickel, ma ancora non è stata ben specificata. E quindi tutti i test che si fanno appunto per le intolleranze non ha senso farli? Ad oggi da noi vengono considerati di poca attendibilità. In questo caso, per la domanda che ci faceva questa ragazza, dobbiamo, o meglio, devi andare a considerare più che altro degli alimenti che possono scatenare o accentuare il reflusso. Vedi ad esempio alimenti come il caffè, il tè, dei frutti che contengano troppo acido citrico come il limone, gli agrumi, il pompelmo, oppure degli alimenti che abbiano al loro interno troppi grassi come dei formaggi troppo stagionati, dei fritti, oppure alcuni latticini che hanno sempre al loro interno una quota di grassi molto alta. Spesso con delle dinamiche di reflusso, andando a escludere o a limitare questi alimenti, si riesce a migliorare molto la sintomatologia. Ok, io personalmente vorrei chiudere con una domanda. Posso provare a rispondere io, magari tu mi assisti dopo se dico qualcosa di sbagliato? Non è proprio una domanda. Dice: sono andata da un nutrizionista perché mangio male e poco, ho seguito la sua dieta ma niente, quindi suppongo non abbia avuto nessun tipo di risultato. Ora, io per quel poco che ho imparato dall'alimentazione posso dirvi che sì, è importante innanzitutto quello che mangiate, non aggiungete, togliete, però alla base è ancora più importante innanzitutto la motivazione e la mente con cui si arriva alla dieta, quindi l'approccio personale, la voglia, tutta una serie di fattori che dipendono solo e esclusivamente da noi, ma credo allo stesso modo che sia altrettanto importante anche la persona che ci troviamo davanti nel momento in cui ci rivolgiamo a uno specialista. Ora so che tu non lo puoi dire perché sei troppo di parte, però il modo in cui si approccia con noi anche il nutrizionista secondo me è molto importante per poi determinare il risultato. A volte anche la persona più brava e competente può non essere quella giusta per noi, è un po' come appunto lo psicologo, perché la nutrizione, essendo una cosa così tanto soggettiva, bisogna trovarsi davanti una persona che riesce un po' a entrare in sintonia con noi. Io, come dico sempre ai miei pazienti, non sono io ad essere bravo, ma siete voi, perché io o noi colleghi possiamo dare a voi delle chiavi. Però io è proprio qua invece che voglio entrare, voglio in qualche modo difendere della vostra parte, a dire sì,
dall'altra parte ci sicuramente serve il mindset giusto, l'approccio giusto e la volontà, però non è come il medico che deve vedere una lastra e ti dice se il braccio è rotto o no. Presuppone un'empatia diversa del nutrizionista. Presuppone, diciamo, un ascolto maggiore. Esatto. Soprattutto dal punto di vista della propria routine, delle proprie esigenze, insomma. Esatto. Da questo punto di vista sì, però resta sempre il fatto che poi comunque deve essere la persona che si è rivolta a noi a fare un pochino il lavoro. Diciamo, io ci ho provato, non so se è troppo modesto oppure vuole scaricarsi ogni responsabilità, però io ho provato a farvi capire l'importanza di rivolgersi a un professionista nel trovare la persona giusta. A volte non sempre si riesce a trovare al primo tentativo, quindi quando dite ho fatto varie diete con vari nutrizionisti ma ancora non ho trovato quella giusta per me, non avete nulla di sbagliato, non è la dieta che non è fatta per voi, magari un'ipotesi può essere che appunto non avete ancora trovato la persona giusta nell'accompagnarvi in questo percorso. Ok, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Io ringrazio il dottor Jari Rossi per averci accompagnato e dato tutte le informazioni che abbiamo richiesto. Grazie a lei per essere stata una fantastica conduttrice. Speriamo comunque di non solo di avervi dato le informazioni che vi servivano, comunque che siano di vostro interesse, ma anche di avervi tenuto un po' di compagnia, che il video vi sia piaciuto. Io ho provato a rispondere a quante più domande possibili, ma erano davvero tante e abbiamo scoperto che comunque le risposte non sono troppo brevi, quindi ho dovuto fare una scrematura per forza. Se il video però vi piace, se questa tipologia di video vi piace e volete una seconda parte oppure avete altri dubbi che vi sono venuti in mente, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, che magari lui si presterà di nuovo per essere nostro ospite. Certamente, mi fa molto piacere. Quindi vi aspetto qua sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altre domande di qualsiasi tipo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!